Da Villaggio Monte degli Ulivi ci siamo spostati nel centro di Riesi, la piazza principale del paese. Ora Nico Allora, la ci dirà piazza è qualcosa. Piazza Garibaldi, è la piazza principale, il ritrovo dei giovani, dei meno giovani, insomma il cuore pulsante di Riesi. C'è un aneddoto, insomma, interessante legato a Garibaldi. Quando, insomma, sbarcò, dopo lo sbarco, in un giornale che si chiamava L'Eco delle Valli, se non sbaglio, ringraziava pubblicamente i riesini per l'aiuto che hanno dato, insomma, con lo sbarco dei Mille. E la frase emblematica che dice Garibaldi, rivolta a Riesini come augurio, è: persistete nei vostri nobili propositi e la patria un giorno ve ne sarà riconoscente. Quindi è interessante capire come Piazza Garibaldi sia Ah, sia davvero Piazza forse Garibaldi, sì. ok. È del 2013, se non sbaglio. E come potete vedere, attorno ci sono dei dissuasori che sono delle sculture realizzate da un'artista riesina, Maria Tinaldisi, e un artista nisseno che si chiama Leonardo Gumbo. E abbiamo realizzato un workshop con l'associazione Agisco, dove sono stati invitati architetti e artisti a, diciamo, guidare quelli che erano i voleri o comunque i gusti della cittadinanza. E abbiamo imbandito un grande referendum, un concorso su Facebook, hanno votato circa 980 persone e insomma adesso siamo riusciti a, insomma, dare materia a quelli che erano i pensieri e i gusti. Sì, vorrebbero, insomma, riprendere quelli che sono stati i giochi di una generazione, quindi il telefono senza fili, la trottola, la fionda o il rapporto con gli animali, tipo la capretta o tipo le pecore. Vediamo un pochettino se. Il muffuletto intanto è un pane tipico riesino, dove all'interno ci sono dei semini di finocchietto. Ci sono tante teorie sul nome, un po' deriva da muffin, quindi questo discorso di anglosassoni che portarono questo pane, oppure può derivare da mufflet perché l'impasto è molto molle, oppure da muffuletto. Addirittura c'è una tesi che dice che siccome il colore è un po' biancastro, perché le farine utilizzate sono farine, insomma, di grani antichi, c'è qualche questo colorito è come se fosse ammuffito, ecco, quindi muffa. E siccome si faceva lievitare, quella poca lievitazione la facevano fare sotto il letto anticamente, la teoria del muffuletto è di qualcosa ammuffito sotto il letto, e quindi richiama un po' il nome. Senti, ma tu, però tu lo fai? Sì, io lo Tu faccio. non sai la No, storia, ma no, io non so la come storia, si ma lo fa? faccio. Allora, come diceva Nico, il muffuletto è complesso realizzarlo perché ha una lavorazione un pochettino particolare, ne è fatta interamente a mano, non esistono alcune attrezzature. L'impasto è molle,
ciò rende difficile la lavorazione, però grazie ai nostri maestri che ci hanno insegnato la lavorazione possiamo dire che adesso siamo in grado di realizzarlo, e la dico ancora di più, ci possiamo vantare di avere un prodotto che è uno dei migliori forse al mondo, eh? E lo facciamo solo noi a Riesi. Però non ci sarà, la promessa, la promessa è che ci, ci sarà modo. È finito, è proprio perché è buono. Sì. Grazie mille. Grazie per voi. Questa spiegazione. Grazie. Mi raccomando. Ci sarà occasione. Iscrivetevi al canale. Ok. Perché sennò. Maurizio ci ha regalato della focaccia. Grande Maurizio, a te, grazie. Grazie, buonissima. Buonissima. Hey, I'm Mambo Pinto. No, let's chat, chat, chat. Dove è di mio papà?